Eccoci qua, questa è la nostra rubrica Dal pensiero all'azione. Qua a fianco a me c'è la dottoressa Letizia Foti. Vi ricordo, Buongiorno. buongiorno, vi ricordo un po' la nostra rubrica, è una rubrica che mette insieme la parte educativa, la parte pedagogica, insieme alla psicologia. E noi siamo due professioniste del settore, ci siamo conosciute un po' di anni fa. Ci piace questa collaborazione e questi punti di vista diversi. Il lavoro d'équipe che abbiamo sempre ritenuto essere fondamentale non ci ha separato neanche i tantissimi chilometri che ci separano, perché continuiamo a essere qui una volta al mese a provare a dare un po' una risposta a chi ci fa delle domande, magari su argomenti specifici, oppure proviamo ad analizzare un po' quello che socialmente ci circondano e caratterizza le nostre vite. Oggi con la dottoressa Foti abbiamo pensato di concentrarci un po' di più su quello che è purtroppo un fenomeno che in questo periodo, per vari motivi, sta caratterizzando la nostra società, soprattutto la società dei nostri ragazzi, che è l'isolamento sociale, quindi comunque la parte legata al non voglio più uscire, sto a casa che sto tanto bene. E di conseguenza, non è l'unica conseguenza, ovviamente ce ne sono tantissime, però la mettiamo anche un po' insieme a quello che è l'abbandono scolastico, a quello che è la parte proprio di mi ritiro e quindi mi ritiro da tutto quello che è sociale, compresa la scuola, che sappiamo che per i ragazzi è uno dei primi punti, no? Di socialità, di comunità, di comunione con gli altri. Quindi questo è un po' il titolo di oggi e lascerei a Letizia la parola per farci un po' l'excursus di quali sono anche gli studi e le cose su cui ti basi un po' tu in questo periodo con i tuoi Sì, pazienti in generale. di nuovo buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Contentissima anch'io di questa collaborazione a distanza. Tra l'altro, beh, tutti i temi che trattiamo hanno sempre, come dire, trovano il punto di incontro tra appunto il pensiero e l'azione. Questo direi a maggior ragione perché oggi nel pensare un pochino a questo argomento, pensavo come in queste circostanze, no, di ritiro sociale, di abbandono scolastico, sia assolutamente necessaria la parte, di lavoro sul pensiero, sulle emozioni, sui vissuti interiori, sul mondo interno, ma quanto sia necessario un intervento anche più direttivo, più concreto nella vita e mi viene da dire nella stanza di questi ragazzi, perché questo argomento tratta appunto quello che ha a che fare con un ritiro, con ritiro sociale. Che cosa significa ritiro sociale? È un fenomeno, di cui in realtà sentiamo parlare da tanto tempo, conosciuto anche con questo nome giapponese, Hikikomori, perché, inizialmente, insomma, sembrava essere maggiormente diffuso in Oriente, principalmente in Giappone. Purtroppo, ahimè, come dire, si è diffuso tantissimo in tutto il mondo, in Italia stessa. Principalmente colpisce anche gli adulti, ma principalmente gli adolescenti. Ne parliamo oggi perché confrontandoci prima io e Elisa pensavamo a come questo fenomeno in questo periodo storico di questa pandemia con i vari lockdown, zone rosse. Sì, penso che sia importante sottolineare un aspetto, cioè tutto quello che ha a che fare con le manifestazioni ansiose o depressive, che sono o anche aggressive, no, comportamentali, che sono molto presenti in questo periodo, non possono circoscriversi o essere spiegate solo attraverso il momento storico, nel senso che il momento non è la causa. Ma nella maggior parte dei casi parliamo di situazioni preesistenti che si sono in qualche modo intensificate, amplificate, no? Con la pandemia e più che altro con quello che la pandemia ha comportato. Per quanto riguarda il ritiro sociale, sappiamo che la pandemia ha portato di per sé
a una forma in qualche modo di isolamento sociale, perché siamo stati costretti durante il lockdown nelle nostre case. Pensiamo principalmente, ripeto, agli adolescenti, perché parliamo di un fenomeno che colpisce soprattutto loro. In un periodo, perché l'adolescenza? Perché l'isolamento sociale per l'adolescente ha un peso che è necessariamente maggiore rispetto a quello che ha su un adulto già formato, perché gli adolescenti si nutrono di relazioni, gli adolescenti si arrivano a raggiungere, a costruire la propria identità attraverso il confronto relazionale. E in questo senso il ritiro sociale che cos'è? È una forma estrema di evitamento dai contesti sociali, per paura del confronto con gli altri, davanti al quale ci si sente inadeguati, per paura, di non essere all'altezza delle aspettative altrui, per paura del giudizio. Quindi ci si difende in maniera estrema, è un evitamento fobico da tutto questo e si arriva, noi parliamo, abbiamo fatto la premessa, Elisa, che parliamo anche di abbandono scolastico. Perché? Perché si arriva in casi ovviamente più gravi di ritiro sociale, di isolamento, si arriva alla dispersione scolastica, all'abbandono scolastico, perché sappiamo, come ha già detto Elisa, che la scuola è il principale contesto sociale dei ragazzi, quindi, ed è un contesto anche competitivo. Io in questi ultimi giorni ho letto molti articoli a riguardo, perché appunto con questa pandemia sono aumentati tantissimi casi di ragazzi che sono arrivati ad abbandonare la scuola. Oltre che gli articoli, mi baso anche su quella che è la mia esperienza lavorativa, che seppur è, come dire, nel mio piccolo, che è quello del mio studio professionale, ma è quello anche del confronto con i colleghi, mi rendo conto di questo incredibile aumento, perché sono aumentati tantissimo, i disturbi di ansia. I vissuti depressivi, i disturbi d'ansia tra gli adolescenti stanno dilagando, per cui questi ragazzi sentono un senso di inadeguatezza, tale per cui la migliore difesa è il ritiro, la migliore difesa è il nascondersi, il celare, il nascondere questa inadeguatezza, perché non ci si riesce a confrontare con gli altri, perché si teme quello che gli altri possono pensare di noi. E ripeto, la pandemia e il lockdown ha intensificato questo aspetto, perché è come se l'avesse in qualche modo convalidato. Sono costretto a stare lontano dal mondo sociale. Più sto lontano dal mondo sociale, più mi chiedo quanto io sia adeguato rispetto agli altri. Più io mi pongo però solo nella mia mente, nella mia fantasia e nei miei pensieri, mi pongo la questione se sono all'altezza degli altri, se sono come loro, penso, mi confronto con loro. In questo caso, proprio perché nella loro mente, che è una mente che sappiamo che si sta formando, quindi in continua evoluzione, in costante proprio crisi nell'accezione proprio etimologica del termine, in questo periodo qua il pensiero, quello che rimane nella mente rispetto al confronto degli altri, è necessariamente un pensiero di inadeguatezza. Quando parliamo di ritiro, ci si riferisce al fatto che questi ragazzi si chiudono in casa, si chiudono dentro casa, rifiutando proprio di uscire. Nelle situazioni più gravi, ma purtroppo sempre più comuni, il ritiro sociale è circoscritto proprio alle quattro mura della propria stanza. Sappiamo che in questo periodo dell'adolescenza c'è il confronto. Io lo chiamo anche scontro, in realtà, l'incontro-scontro, ecco, tra l'ideale del sé, quindi ciò che vorrei essere, ciò che penso che gli altri si aspettino da me, e ciò che invece sono, come mi vedo allo specchio, come mi vedo quando mi penso. In questo incontro-scontro, nel momento in cui si teme il reale, il confronto con il reale, si fugge, ci si rifugia
nell'ideale. Quindi che cosa significa stare chiusa nella propria stanza, nelle quattro mura? Qual è il rifugio nel mondo ideale? Nella maggior parte dei casi il mondo virtuale, quindi parliamo di ragazzini che vivono o nei videogiochi, identificandosi, non parlo di ispirarsi a un personaggio, ma di identificarsi, arrivando in taluni casi anche proprio a non avere più il contatto con la realtà, a capire qual è la realtà virtuale e qual è la propria. Quindi con il personaggio del videogioco, oppure altrimenti sviluppando delle dipendenze dai social, quindi la propria identità è quella digitale, non è più l'identità reale. E quindi in questi casi si mantiene in un certo senso una parvenza di relazione, sia attraverso i videogiochi che ormai sono quasi tutti online, quindi si comunica, e sia attraverso i social che sono di per sé dei mezzi di comunicazione. Però che tipo di comunicazione è? Non è una comunicazione reale, ma si comunica attraverso un ideale del sé che non ha modo di confrontarsi realmente e di conseguenza si fortifica. Allora, mentre espongo questo, no, rifletto, cerco di riflettere un pochino sul perché, no? Questi ragazzini cerchino di mantenere alto un ideale, temono invece il confronto con il reale. E pensavo proprio nell'esperienza mia professionale di quanti di questi ragazzini siano stati bambini, figli di genitori che li hanno investiti eccessivamente di aspettative, che quindi bambini che sono arrivati a conformarsi a 360 gradi sulle aspettative genitoriali, entrando poi in forte crisi nel momento in cui l'adolescenza ci chiama davanti al bisogno di crescere, di separarsi, di identificarsi. Quindi, che succede? Chi sono io? Sono quello che ho sempre voluto essere per avere, come dire, un ritorno positivo da parte dei miei genitori, cioè sono quello che si è conformato a quelle aspettative, quindi chi sono? Sono le loro aspettative, sono io. Questo li manda in una forte crisi. Ecco perché poi ci si rifugia nell'ideale, perché si teme di deludere quelle aspettative, di non essere all'altezza. Si teme di identificarsi, di trovare la propria identità, perché se la mia identità non corrisponde a quella che gli altri vorrebbero da me, come faccio? Perché quando c'è un forte investimento di aspettative da parte dei genitori, spesso questo poi si conforma anche con quello degli insegnanti, perché bambini conformi, bambini rispettosi, no, dell'immagine che i genitori gli danno, gli restituiscono di sé, sono bambini tipicamente adeguatissimi, che vanno molto bene a scuola, quindi che non fanno altro che essere rinforzati nella loro adeguatezza da maestri, professori, eccetera. Quindi parliamo di una paura di deludere l'altro in senso anche più ampio, no? Del solo contesto genitoriale e familiare. Quindi lo scopo di questa mia relazione oggi è anche quella di parlare in maniera molto diretta ai genitori, dicendo loro che è fondamentale in questo momento cogliere i primissimi segnali, perché il ritiro sociale è un percorso, avviene in maniera graduale, non in maniera drastica. Non parte immediatamente con l'abbandono scolastico, in una prima fase i ragazzi continuano ad andare a scuola, però c'è un graduale disinvestimento del mondo relazionale. Che significa? Come ve ne potete accorgere? Ragazzini che piano piano iniziano a uscire sempre meno con gli amici, ragazzini che sembrano dipendere sempre maggiormente dall'utilizzo dei cellulari, che sembrano limitare la propria vita sociale a questo mezzo, a questo unico mezzo. Ragazzini che piano piano arrivano a chiudersi nella propria stanza e a non permettere a nessuno di entrarvi, fino a poi le prime manifestazioni ansiose maggiori di ritiro invece poi scolastico, non voglio andare a scuola perché ho mal di pancia, spesso c'è la somatizzazione, perché ho mal di pancia, perché ho mal di testa, dietro questi sintomi somatici, chiediamoci se c'è qualcos'altro, se c'è l'espressione di un'emotività che segnala fragilità, che segnala disagio, che segnala difficoltà. Quindi l'osservazione, questo penso di averlo detto tante volte, ma lo ripeterò sempre, osservare attentamente, cogliere i primi segnali per intervenire subito.
E per concludere, volevo dire, c'è tantissimo altro da dire, ma sappiamo che cerchiamo di essere brevi anche per non tediarvi, ma spero vivamente che ci possano essere poi delle domande da parte vostra, perché io e Elisa siamo apertissime. Per arrivare un pochino al punto, quali sono gli interventi possibili? Quindi, genitori, osservate, nel momento in cui osservate e cogliete questi segnali, cosa dovete fare? Ecco, in questo caso, la figura mia e di Elisa non come persone, ma come ruolo che rivestiamo, quindi di psicoterapeuta e di educatore, pedagogista, qual è? È quello, l'intervento è, purtroppo, nella maggior parte dei casi, un intervento che deve modificarsi, nel senso che non può essere un intervento in studio o nella ludoteca, ma un intervento a domicilio, anche psicoterapico a domicilio. Come si entra nella stanza di un ragazzo ritirato in punta di piedi, bussando, chiedendo il permesso, e si entra in punta di piedi? Da un lato c'è un lavoro un po' più appunto sull'aspetto delle emozioni, quindi un lavoro su il riacquisire piano piano autostima, un'immagine più adeguata di sé, favorendo tutto questo attraverso la sperimentazione di una nuova relazione, quella psicoterapeutica, una relazione stavolta protetta, dove il ragazzino può sperimentare senza essere sentirsi giudicato, può sperimentare delle nuove esperienze positive, e quindi può sperimentare una nuova immagine di sé non inadeguata, ma un'immagine di sé adeguata, avendo dall'altro lato una risposta e un ritorno di adeguatezza, rafforzando quindi l'autostima e la possibilità di ritornare gradualmente nel mondo sociale. L'educatore è una figura essenziale in questi casi, perché lavora nella quotidianità del ragazzino, dalle piccolissime cose, nell'aiuto a prendersi cura di sé, perché poi parliamo di ragazzini che hanno dei forti vissuti depressivi, quindi disinvestono anche proprio dalla cura personale, anche l'igiene, no? Personale, e quindi dalla cura, dall'aiuto, dalla guida, diciamo, al prendersi cura di sé, alla socializzazione, l'aiuto alla socializzazione. Io penso dei piccoli interventi, ho fatto un'esperienza, no? Una lunga esperienza da educatrice, e mi è capitato spesso di chiedermi quale fosse il mio ruolo, ma io ricordo piccole cose come una ragazzina che ho seguito che aveva la fobia dei germi e che durante una gita scolastica non riusciva a stare seduta su dei gradini come facevano gli altri compagni. Qual è l'intervento dell'educatore? Che deve essere un intervento delicatissimo, perché non deve, come dire, rischiare di aumentare, no, l'immagine di inadeguatezza del ragazzino, perché mi stai aiutando tu, adulto, cosa fai, cosa c'entri qui accanto a me? Allora ricordo di avere lanciato un libro sotto il sedere di questa ragazzina perché si potesse sedere ed essere come gli altri. Sono dei piccoli interventi che fanno però la differenza e fanno tanto, però su questo lascerei assolutamente la parola ad Elisa, che ha una esperienza molto più lunga della mia al riguardo, e questo è proprio il suo lavoro, e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie a te, Letizia, sempre degli spunti che ci dai, lo diciamo sempre, non ci stancheremo mai, sono argomenti vasti, ampi, che sono poi da contestualizzare, da inserire nell'ambiente, col ragazzino stesso, con la ragazzina, cambia molto l'età, cambia molto anche il sesso, cambia molto tantissimo il contesto, quindi davvero sono pillole, spunti, no? Che poi hanno tutto un ampio approfondimento, volendo. Mentre tu parlavi, mi veniva in mente l'esperienza che ho fatto io, una delle esperienze che ho fatto io, rispetto alla tempistica. Nel senso, abbiamo detto che è un processo lungo, cioè non è che dall'oggi al domani mi chiudo in camera e non esco più, ok? Ho dei passaggi. Esattamente come è lungo il processo che mi porta a chiudermi in camera e non uscire più, è altrettanto lungo il processo inverso. Quindi Benissimo. anche lì, dall'oggi al domani, non è che arrivo io, educatore, che sono bravissimo, ho tantissima esperienza, arrivo, apro la porta e tu magicamente esci. No.
Questo io lo dico soprattutto in sostegno ai nostri colleghi, perché c'è tutto poi un lavoro con noi stessi che dobbiamo fare sulla nostra frustrazione, su tutto quello che è l'aspettativa, che anche noi, nonostante siamo dei professionisti del settore, ma siamo degli esseri umani. Quindi ci sta che poi ci sia anche tutta un'aspettativa nostra nei confronti del nostro lavoro, di quello che noi riusciamo o non riusciamo a fare. Io mi ricordo uno io non mi sono trovata in tante situazioni del genere, ma un paio che sono state utili per avere ben idea. Io mi ricordo che con questa ragazzina ho passato, penso, più di una settimana. Io facevo un passaggio da lei quasi tutti i giorni, eravamo in due in realtà, due colleghe. Io penso di aver passato più o meno una settimana dietro la porta. Cioè io non sono neanche entrata, sono stata dietro la porta e ci parlavamo, mi parlava, perché devo dire che mi parlava, forse la prima volta neanche tanto, ma dalla seconda volta mi ha anche parlato, ma da dietro la porta, porta chiusa, io mi sono portata la mia sedia, mi sono presa una sedia, mi sono messa fuori dalla porta e lei dentro. La prima settimana l'abbiamo passata così. Poi, dicendole, esplicitandole che quando lei avesse avuto fiducia, voglia, necessità, bisogno, eccetera, eccetera, mi avrebbe aperto la porta. E così è stato. Mi ha aperto poi la porta. Ma anche lì io non sono entrata quando lei mi ha aperto la porta. Io sono rimasta con la sedia fuori dalla porta. È stata poi lei a dirmi puoi entrare. Allora, io ho fatto un lavoro su me stessa, sulla pazienza, sul tempo, sull'aspettativa enorme, ma è stata poi, mi ha ripagato, ha ripagato me, ha ripagato anche lei, no? Perché quando Letizia prima diceva entrare in punta di piedi, significa proprio entrare in punta di piedi. Perché anche lì ogni contesto è diverso, ogni situazione è diversa, non è detto che chi... Ci sono situazioni anche, tra virgolette, più leggere, per cui appena arrivi ti aprono la porta. È successo anche questo. Ma ci sono situazioni anche molto più gravi e molto più pesanti, in cui magari passano mesi prima che ti aprano la porta. E tu, e ci sta come professionisti, abbiate sempre comunque fiducia nel processo, mi viene da dire. No? Nel senso che ci sarà sempre la figura professionale o l'aspettativa delle altre figure professionali che ti mandano, ti danno questo incarico, e i genitori stessi che si aspettano poi che il tuo intervento sia miracoloso e dopo il primo incontro succeda chissà che cosa. E quindi dobbiamo fare i conti anche con quello, perché ci sta lavorare anche col genitore nel dire non sarà, magari sarà così, magari no, non lo so, però non entriamo dentro questo loop, perché sennò non ne usciamo più. Quindi davvero, se posso dare un consiglio, un aiuto ai nostri colleghi, che siano psicologi, che siano educatori, pedagogisti, ma anche l'assistente sociale, mi viene da dire, no? Che magari deve fare un intervento a domicilio e vuole entrare nella camera e magari ne devi fare 5 prima di poter entrare in quella camera. E magari c'è qualcuno che si aspetta da te che tu risolva il problema, che tu abbia la soluzione in tasca e che tu abbia la ricetta. Non è così. Portiamo avanti il nostro lavoro avendo fiducia nel processo, avendo fiducia nelle nostre capacità, ma avendo fiducia nelle capacità del ragazzino che abbiamo di fronte. Perché la prima cosa che succede e che passa è che tu sei quello da aiutare, io sono quello che ti aiuta. Boh, partiamo già con la marcia sbagliata, secondo me. Perché siamo già, ci mettiamo appunto, come diceva Letizia, il lavoro educativo, ma anche il lavoro psicologico, secondo me, no? In determinate forme, non è un lavoro, o non dovrebbe essere un lavoro dove io sono quello che sa e insegno a te. Perché, a parte il fatto che non è funzionale su tanti piani, ma poi non passa un discorso di autonomia, di risorsa, di capacità, di fiducia nell'altro. Io sono il mezzo, io sono la persona che ti aiuta, io sono la persona che ti mette il libro sotto il sedere affinché tu ti possa sedere, io sono quella che sta anche dietro la porta, io non ho problemi.
Mi prendo la sedia perché voglio stare comoda. Mi prendo la sedia. Dobbiamo fare 2 ore? Facciamo 2 ore. Io sto dietro la porta. Che problema c'è? Non c'è nessun tipo di problema. Una cosa del genere, io mi ricordo la ragazzina in questione, poi quello che mi rimandò fu proprio il fatto che lei rimase spiazzata. Nessuno aveva fatto una cosa del genere. Tutte le persone che le ruotavano intorno o forzavano per entrare, quindi in qualche modo insistevano nel voler entrare in camera, o la ignoravano in qualche modo, o passavano oltre. Quindi lei rimase molto colpita del fatto che ci fu qualcuno che dedicava del tempo a parlare con una porta, fondamentalmente. Questa è la cosa che però mi ha fatto più riflettere su come il mio gesto, anche un po' spontaneo, se volete, perché quello mi venne in mente da fare in quel momento, non mi venne in mente di fare altro, però funzionò in qualche modo, funzionò per creare una relazione e per creare una relazione reale di cui lei non aveva ormai esperienza, perché era ritirata da parecchio tempo. Quindi non andava più a scuola, la mamma l'aveva tolta, l'aveva ritirata e lei non andava più a scuola, non si vedeva più con nessuno e aveva solo più la sua immagine di sé, sempre più distorta, perché ovviamente non era più quella che era lei davvero, che si riconosceva nel momento in cui aveva un confronto con qualcun altro. Avere qualcuno che si siede fuori dalla porta e mi parla lo stesso è stato quel nodo che ha permesso di cambiare prospettiva. Non è una regola, magari in un'altra situazione non avrebbe fatto né caldo né freddo, magari sarei ancora lì adesso a parlare con la porta senza ottenere nessun tipo di risultato, non lo so. Abbiate fiducia nelle vostre capacità, nel processo, nella vostra formazione sicuramente, no? Non vi fermate a quella che è la vostra formazione, andate sempre oltre, cercatene sempre un pezzo e soprattutto abbiate fiducia nel fatto che il ragazzino che c'è dall'altra parte abbia le sue risorse, le sue capacità. Il nostro ruolo è aiutarlo a scoprirle, a riscoprirle, a riportarle a galla. E poi non abbiate fretta, perché anche quella è una cattiva consigliera, si dice in tante occasioni, anche in questa è sicuramente una cattiva consigliera e sicuramente non ci aiuta nell'ottenere qualcosa. E se ci aiuta, perché per qualche motivo magico, è un aiuto non sano, è un aiuto che comunque poi va a o a ricadere su qualcos'altro, quindi magari torniamo a scuola, ma poi non lo so, cadiamo in vittime di bullismo, per dire, adesso dico faccio un esempio, oppure appunto ricade su qualcos'altro, oppure comunque a breve termine, per cui sì, torno a scuola per questo mese perché mi hai talmente stressato che vado a scuola, però poi troverò un'altra scusa, ci sarà un'altra cosa che sicuramente, come dicevo, e poi vado a concludere, la pandemia non è che ha aiutato, ovviamente, ma come diceva Letizia, non è la causa, cioè non è l'unica cosa che c'era già magari un pregresso, c'era già una predisposizione, c'era già tutta una serie di cose che avevano favorito quella strada. Sicuramente doversi essere chiusi in casa non ha migliorato, anzi mi ha dato la scusa per eccellenza per poter rimanere in casa. L'ultimo esempio appunto che faceva anche Letizia, ma che ho letto anch'io, articoli e articoli di famiglie, di ragazzi, che in alcune regioni è stata data la possibilità, anche se la scuola è tornata a essere in presenza, di continuare in didattica a distanza. Sono tantissime le famiglie che hanno aderito, nonostante tutto, alla didattica a distanza. Come mai? Perché? Come mai i ragazzini scelgono, nonostante abbiamo detto l'adolescenza, l'abbiamo detto 8.000 volte, è il momento della socialità, è il momento in cui vogliono stare più con i compagni che non a casa, no? Quante volte l'abbiamo detto che è il rapporto con i pari quello che ci permette di vivere, di essere noi stessi, piuttosto che il rapporto con i familiari, con i genitori, eccetera. Eppure scelgono lo stesso di stare a casa in didattica a distanza. Questo ci fa riflettere e ci fa, oggi Letizia ha parlato ai genitori e io mi sento di parlare agli operatori. Come operatori ci deve far riflettere, ci deve far riflettere
in termini di prevenzione, in termini, ma anche in termini poi di intervento. Quando vado a fare un intervento, questa cosa la devo tenere ben presente. Lì c'è una scelta. In questo caso c'è una scelta. Prima la scelta non c'era, durante il lockdown tutti a casa, buon punto finito. E ne abbiamo parlato in diversi video anche di questo, no? La non scelta, l'incapacità di poter scegliere, sentirsi ristretti. Abbiamo anche sottolineato come i ragazzi avevano anche reagito bene, nel senso che rispettavano le regole, avevano tutta una serie di resilienza, di risorse di resilienza che ci avevano colpito. Da una parte, dall'altra poi nel momento in cui c'è la scelta di poter dire vado a scuola o non vado a scuola, c'è una scelta consapevole di rimanere a casa. Lì la scelta c'è e quindi noi non stiamo più lavorando su una situazione che ci è capitata sulla testa, stiamo lavorando su una scelta un po' diversa. Niente, questo è un po' quello che mi veniva da dire rispetto a questo argomento, che appunto è molto vasto, però già, insomma, abbiamo fatto la nostra mezz'ora, l'abbiamo fatta. Allora, io, Letizia, non so se hai qualcosa da aggiungere. Guarda, l'unica cosa, perché mi veniva in mente una cosa adesso mentre parlavi di questa scelta, no, della didattica a distanza, pensavo come la distanza fisica per i ragazzini abbia in qualche modo aumentato anche quella emotiva. E mentre lo pensavo, mi chiedevo perché, mi sono risposta dicendomi che da adulti i nostri legami sono consolidati, per cui una distanza fisica non corrisponde a una emotiva, come dire, relazionale. Per un ragazzino che si sta interfacciando ai legami sociali, una distanza fisica è un modo per troncarli, non so come dire. Quindi credo che in grossa parte questa scelta, quando non è dettata solamente dalle famiglie, perché dobbiamo anche pensare alle famiglie che la prendono per paura del Covid, però quando è una scelta dei ragazzi, penso che sia fortemente dipendente da questo e in qualche modo convalidata dai genitori. E poi niente, volevo farti i miei complimenti per l'intervento del dietro la porta, perché penso che quello sia stato un modo bellissimo per non colludere con il vissuto della ragazzina, perché come mi hai detto, no, che la ragazzina stessa ti ha rimandato di alcuni operatori che o hanno insistito o sono scappati, tra virgolette, loro hanno colluso con quell'immagine corporea, mentale, negativa di sé. Perché loro hanno risposto dicendo o entro nella tua vita, perché la stanza è la vita del ragazzo, invadendola, quindi non ti do rispetto e quindi ti confermo che non meriti rispetto, o me ne vado e lì ti confermo che sei inadeguata e che non vale la pena lottare per te. E invece io resto, mi metto dietro la porta, quindi rispetto il tuo spazio, rispetto il tuo confine, ma resto qua perché tu hai valore. Penso che sia stato un intervento bellissimo, quindi complimenti. Grazie, grazie. E guarda, aggiungo ancora solo questo perché rispetto a quello che dicevi, io ho fatto un video che poi magari metto con nei link sotto, rispetto a quello che è proprio la terminologia del distanziamento sociale. Perché mi sono davvero chiesta che cosa significa distanziamento sociale rispetto a distanziamento fisico. Allora, ve la faccio breve, poi vi lascio il link del video, però sicuramente a livello etimologico c'è, nella prossemica si parla di distanziamento sociale ed è un certo tipo di distanza che ti interpone tra le persone, data anche proprio da una questione matematica, cioè sono proprio 5 metri. La distanza di 5 metri è quella che viene chiamata in prossemica distanza sociale, ok? Quindi c'è una parte probabilmente che arriva da lì. In realtà, quello su cui io mi sono interrogata è quello che arriva a noi. Quando, almeno quando si parla, quando mi dite, quando io sento la distanziamento sociale, per me implica una parte emotiva, di relazione, di interconnessione tra le persone che vanno al di là del distanziamento fisico. Quindi per me, a me piace davvero proprio sottolineare il fatto che si parla di distanziamento fisico, noi fisicamente dobbiamo stare lontani perché a livello biologico, batteriologico, quei determinati bacilli, quei determinati virus passano da una persona all'altra all'interno di una determinata distanza. E va bene, questo però è un distanziamento fisico, non dobbiamo stare vicini, ok? Come quando abbiamo
appunto bisogno di essere distanti proprio fisicamente. Un conto è il distanziamento sociale. Noi possiamo rimanere distanti, io e Letizia siamo distanti chilometri, 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 ma la nostra relazione rimane la stessa. Quindi anche su questo, anche sull'uso delle parole, ci sarebbe poi un grande dibattito da aprire. Questo, portando al discorso di oggi, anche questo fa, cioè se anche per un ragazzino sentir parlare di distanziamento sociale in qualche modo va ad avvalorare quella che è la sua patologia in quel momento, quella che è la sua percezione in quel momento del non stare vicino agli altri. Ah, vedi, sono autorizzato ad avere un distanziamento sociale, ne parlano tutti, diverso, molto diverso che un distanziamento fisico. Bon, lascio questo con i puntini di sospensione, perché magari poi lo riaffronteremo in un'altra occasione. Allora, io vi ringrazio la dottoressa Foti dell'intervento. La rubrica va in onda ogni ultimo martedì del mese, quindi oggi è il 23 di febbraio, ci rivediamo a fine marzo. Se avete degli argomenti, delle domande, vi prego fatecele, perché davvero il nostro obiettivo principale è rispondere ai bisogni e quindi vi chiediamo davvero, dateci le vostre opinioni e i vostri argomenti. Una buona giornata a tutti e grazie a Letizia, alla prossima. Grazie a voi, grazie a te, ciao. Ciao. A tutti.